Amici, in questo video vi consiglio 6 escursioni da fare in Valtellina con la neve. Iniziamo con Prato Valentino, si trova nel comune di Teglio a 1700 metri di quota ed è una piccola località sciistica. Nei dintorni degli impianti è possibile fare delle semplici ciaspolate perché sono presenti dei sentieri che permettono di compiere degli anelli più o meno lunghi e con più o meno dislivello a seconda del vostro allenamento. Oltre che a muoversi con le ciaspole, è possibile chiaramente muoversi anche con gli sci d'alpinismo per poi scendere dalle piste battute. Uno dei grandi classici delle uscite invernali in Valmalenco, l'escursione al lago Palù con partenza da San Giuseppe. Parliamo di circa 400 metri di dislivello, si inizia l'escursione a fianco degli impianti per poi addentrarsi in questi magnifici boschi innevati fino a sbucare sul lago, dove troverete anche l'omonimo rifugio, ovvero il rifugio Lago Palù. Per chi fosse interessato a fare quel qualcosina in più, quel dislivello in più, allora sappiate che dal lago è possibile proseguire ancora nel bosco, raggiungendo se si vuole la cima Motta oppure anche semplicemente il passo di Campolungo. Io faccio sempre così quando vado con gli sci d'alpinismo per poi scendere dalle piste battute. Trivigno è una frazione del comune di Tirano. Si trova a quota 1700 metri ed è una località che si presta benissimo per praticare anche gli sport invernali, come sci alpinismo, sci di fondo, ma anche per fare delle ottime ciaspolate. Sono presenti infatti anelli di varia difficoltà e, se le condizioni permettono di farlo in sicurezza, si può raggiungere la panoramica cima del Monte Patrio a quota 2152 metri. Scusate l'interruzione, ci tenevo a dirvi che se vi piacciono i contenuti che pubblico su YouTube potete decidere di iscrivervi al canale in modo da supportare quello che faccio. Andiamo avanti con l'anello di Campagneda, altro grande classico della Valmalenco. Ve ne ho già parlato come escursione facile per l'estate, il percorso che vi consiglio per l'inverno è simile ma un po' più breve, infatti salterei la parte dei laghi e andrei diretto a fare l'anello di Tre Rifugi, che si trovano proprio sotto al Pizzo Scalino. È un bellissimo paesaggio, specialmente d'inverno. Io solitamente parto dal parcheggio dopo la galleria, prima di Campomoro. Alpe Granda, probabilmente la meno conosciuta tra quelle di cui vi sto parlando in questo video, si trova nel comune di Ardenno, anche lei a quota 1700 metri. La si può raggiungere dalla località Hur tramite una strada sterrata che solo verso la fine diventa un sentiero che vi porta a destinazione. Richiede poco allenamento e gode di un'ottima esposizione solare una volta arrivati alle baite. Pesce Gallo in Valgerola. Ci spostiamo questa volta sulle Orobie, in Valgerola, sopra Morvegno. Pesce Gallo è l'ultima località, in fondo alla valle, che è possibile raggiungere in macchina. È un piccolo comprensorio sciistico, si può seguire una bella strada battuta che risale agli impianti fino ad arrivare al rifugio Salmurano. È tutto per oggi, nella speranza che scenda ancora tanta bella neve, io vi do appuntamento mercoledì prossimo con un nuovo video sul canale. Thank you.